Sabato 3 aprile, una buona giornata alla provincia di Pavia all'ascolto, ben ritrovati all'appuntamento con Oggi in Edicola, la rassegna stampa di Agenzia Dire e Pavia 1 TV. Apriamo il nostro sfoglio dal Corriere della Sera. In aprile ci giochiamo tutto, questo è il titolo d'apertura. Figliuolo, il sistema deve reggere 500.000 dosi al giorno, l'indice RT sotto 1, Veneto, Marche, Trento in arancione da martedì, curva in calo, resta l'allerta per le terapie intensive. Editoriale Francia, Macron e il paese inquieto, così Aldo Cazzullo oggi sul Corriere della Sera. E poi intervista a Matteo Salvini, leader della Lega, ho chiesto al Premier un incontro sulle riaperture. Di spalla una notizia che arriva dagli Stati Uniti d'America, vicino al Congresso, auto investe due agenti, ore di paura a Washington. Al centro, nuoto e tennis, Federica centra il pass per Tokyo, Yannick brucia le tappe. Andiamo su Repubblica, titolo d'apertura, l'Italia è più povera. Il conto della pandemia, secondo Istat, giù del 40% i consumi a Pasqua, i giovani lavoratori esclusi dai sostegni, diminuisce di un altro 1,8% il reddito delle famiglie, sale al 52% la pressione fiscale, crolla la fiducia nel futuro, virus, salgono i ricoveri, tutte le regioni in rosso fino a martedì. E poi il commento, il confine tra salute e lavoro. Mappamondi nel deserto libico, dove il muro rosso difende i pozzi di Haftar, così di spalla oggi su Repubblica. Al centro, politica, cade il tabù anche per i 5 Stelle, sì al 2 per 1000 al partito. Arriviamo sul quotidiano La Stampa, scatta la Pasqua in rosso, vaccino per tutti da maggio, record iniezioni, 300.000 in 24 ore, 9 regioni in rosso sino al 20 aprile, questo è il titolo d'apertura. E poi di spalla, omofobia, l'odio non è libertà, si parla di diritti, mentre invece cronaca estera, un'auto attacca il Campidoglio, ritorna la paura a Washington. Al centro, la meglio gioventù, Pellegrini più forte del tempo, quinta Olimpiade, poi le lacrime, Sinner, grande rimonta a Miami, vince da fenomeno e vola in finale. Arriviamo sul quotidiano economico Sole 24 Ore, lavoro a termine, taglio ai contributi, questo è il titolo d'apertura, ma al centro con le riaperture l'occupazione USA prova a decollare, a marzo 916.000 nuovi posti. Siamo in taglio centro, corsa agli aiuti del fondo perduto, in 3 giorni 678.000 domande. Arriviamo sul Messaggero, vaccini, obiettivo a rischio, estate senza turisti stranieri, un rapporto riservato UE svela, a giugno in Italia immunità solo al 57%, niente pass covid free, crollo delle prenotazioni in alberghi e città d'arte. E poi l'editoriale Anziani trascurati, il triste conto delle vittime che nessuno vuole tenere di spalla, aiuti a pioggia, l'aumento del debito sulle spalle dei giovani. Andiamo in taglio centro, i ristori di aprile, tasse rinviate e altri 30 miliardi. E in primo piano anche la Via Crucis dei Bambini, San Pietro vuota, il Papa celebra con i ragazzi i crocifissi di oggi. Arriviamo sul quotidiano Il Giornale di Alessandro Sallusti, ho titolo d'apertura Occhio ai delatori, retate di Pasqua, sempre più segnalazioni per chi viola le norme anti-Covid che vanno rispettate ma senza cadere nello stato di polizia, Salvini cambia idea, attacca chiusure ideologiche. Di spalla Nicola Porro con la zuppa di Porro, così l'Europa priva l'Italia di un futuro. E poi salute a rischio, saltate 7 visite su 10 e 2 milioni di esami. E qui l'emergenza che presenta il conto anche a chi ha bisogno di altre cure ospedaliere o specialistiche. Al centro, vaccino alla nonna di Fedez, lite Ferragni, Regione Lombardia, l'influencer e i presunti favoritismi. E al centro una notizia che fa discutere la categoria dei giornalisti, intercettati i giornalisti che scrivono delle ONG, abusi nell'inchiesta sugli sbarchi. Arriviamo sul quotidiano Avvenire, anche qui falsa apertura, la Via Crucis dei Bambini sul mondo che soffre e che spera, ma a troneggiare al centro della pagina è proprio giornalisti spiati, questo è il titolo, protesta la Federazione della Stampa, diritti violati anche da politici, richiesta di chiarimenti, intercettazioni a danno di vari cronisti, compreso l'inviato di Avvenire, nell'inchiesta di Trapani sulle ONG rivelati dati, fonti e colloqui protetti. L'editoriale questo giorno che è grembo e poi invece sempre in taglio centro, feste in rosso, ma la curva migliore in un giorno, 300.000 vaccinazioni.
Siamo sul Fatto Quotidiano. Lo statuto di Conte era svolto, ora il Movimento 5 Stelle è nel centro-sinistra. Patuanelli intervista il ministro 5 Stelle sul neo-movimento. Ma a troneggiare sulla prima del Fatto Quotidiano di oggi è: quei due non dicono mai una cosa vera. Vaccini e conti svizzeri, nuove balle da Moratti e Fontana tra mamma e nonna. Lui per i PM scarica sulla madre morta le sue evasioni, lei sulla nonna di Fedez, tutti gli over 80 vaccinati senza prenotazione. La vicepresidente sugli anziani, 300.000 dosi per l'11 aprile, tante quante in questi due mesi. E qui la fotografia che ritrae in una caricatura vestiti da pagliacci da circo, Fontana e la Moratti. Andiamo sul Tempo. Draghi sbaglia come Conte, parla Giorgia Meloni, gli errori del governo su chiusura e ristori, i sostegni sono insufficienti, non si salvano le imprese rimborsando il 2% delle perdite. Prima di autorizzare ancora uno scostamento di bilancio vogliamo i dettagli delle spese. Il centrodestra può fare poco, le chiavi della maggioranza le hanno PD e 5 Stelle. Al centro, da martedì Lazio torna in zona arancione, da oggi 3 giorni di mini lockdown, poi le misure più leggere, ma a Roma casi in aumento. Arriviamo sul Manifesto, titolo d'apertura eloquente, con un aereo di Alitalia in fase di decollo e un cartello stradale di stop, zero miglia. Alitalia in un vicolo cieco. A fine mese la vecchia compagnia dovrà mettere gli aerei a terra, anche se il governo dovesse accettare le condizioni capestro della UE per far partire la nuova ITA. L'esecutivo non sa che linea seguire, 11.000 licenziamenti sono vicini. Arriviamo sul quotidiano Il Dubbio, sono eroi non criminali, difendete i nostri medici dalla pandemia penale, gli operatori sanitari preoccupati per la norma che li protegge solo in parte, combattono da mesi in trincea contro il virus e molti di loro sono morti, ma ora rischiano anche di finire indagati mentre fanno il loro lavoro. Questo è il titolo di apertura di oggi del quotidiano Il Dubbio. Siamo sulla Verità, titolo d'apertura, i traffici che inguaiano la ONG rossa, il taxi del mare di Casarini sostenuto da Fratoianni e C. Secondo l'accusa, le donazioni fatte a Mediterranea sarebbero state classificate come prestiti infruttiferi e intascate dai volontari della Marionio, debiti, gratifiche di Natale, rapporti commerciali con armatori e menzogne sul personale medico qualificato a bordo. Nelle intercettazioni un aiuto di Checco Zalone attraverso il suo film da tenere riservato. E al centro blandiscono la Meloni per allontanarla da Salvini, così Marcello Veneziani. E in taglio centro, anziani vittime della guerra da AstraZeneca, a Berlino continua l'offensiva seguita dai Paesi Bassi, ma la sfiducia sparsa a piene mani verso il farmaco anglo-svedese colpisce anche qui, molti medici di base lo sconsigliano ai pazienti e la campagna si inceppa. Ma rilevante anche la considerazione nell'editoriale di Maurizio Belpietro, direttore della Verità: chiuderci tutti è diventato una specie di dogma, altro che scienza. Siamo sul Mattino di Napoli, vaccini, campagna penalizzata, è la regione con meno dosi per numero di abitanti, ne mancano 161.000, pesano i pochi sanitari e a sorpresa resterà in rosso altri 15 giorni, progressi insufficienti, alta percentuale di sintomatici. E poi l'editoriale, i ritardi, troppi morti e un delitto lasciare i nonni senza dosi. Siamo sul Secolo XIX, in Liguria, colori diversi per i liguri, ma anche in zona rossa c'è troppa folla in giro, e qui le fotografie che parlano. E al centro, Liguria, vaccini anche di notte, tensione, Toti, medici di base, il presidente della regione, non gestiranno più le prenotazioni, Genova, indagini sui furbetti delle liste. Arriviamo sul quotidiano nazionale Il Giorno, titolo d'apertura, il lockdown non ferma l'esodo di Pasqua, ieri 3 milioni di vetture in autostrada, il 60% in più che nello stesso periodo del 2020, durante le prime restrizioni da martedì, Veneto, Marche, Trento in arancione, pranzi, passeggiate, amici, cosa si può fare nel weekend festivo? L'editoriale di Bruno Vespa, Letta e Conte uniti dal destino, devono allearsi tra affinità e obiettivi comuni, e al centro la foto di Chiara Ferragni e Fedez con la nonna novantenne proprio di Fedez, il vaccino dell'influencer. La nonna novantenne di Fedez convocata solo dopo il mio post. Ferragni scredita il sistema lombardo. Fontana, nessun favore.
Arriviamo alla cronaca sportiva, Corriere dello Sport, Conti a testa bassa, Inter a Bologna, il diktat zitti e pedalare, non dobbiamo fermarci, oggi riprende il campionato, la volata a scudetto è il tema dominante, veleni post festa e derby, Pirlo rilancia la mia Juve con orgoglio. La Gazzetta dello Sport, i nostri 125 anni da record. E qui un importante anniversario, viva la Gazza, è una foto storica in prima pagina. Siamo su Tutto Sport, Inter zitti e pedalare, Milan sulla testa e vai. E poi alle 18 Toro Juve, chi si ferma è perduto. Andiamo sulla provincia pavese, Lombardia Rossa almeno fino all'11, Pasqua blindata, controlli rinforzati. E poi l'intervista al sottosegretario all'agricoltura e già ministro Gianmarco Centinaio sullo scandalo del vino partito da Terre d'Oltrepò. Troppi errori in Oltrepò e a sbagliare sono sempre gli stessi. Al centro esce in bicicletta all'alba e sparisce nel nulla, ricerca a tappeto per una 73enne di Pavia. E questa era l'ultima notizia per l'edizione odierna di Oggi in Edicola. A tutti voi di nuovo i migliori auguri di una serena Pasqua in famiglia, sperando in tempi migliori.